Ben trovati e benvenuti al punto sulle notizie realizzato da Vivicentro Network, direttore Mario Vollono. Guardia di Finanza Palermo. Assenteismo di pubblici dipendenti. Eseguite 28 misure cautelari personali. Operazione Timbro Libera Tutti. Su delega della Procura della Repubblica di Palermo, i finanzieri del locale comando provinciale hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal GIP del Tribunale del Capoluogo nei confronti di 28 soggetti, di cui 8 destinatari degli arresti domiciliari. Falzone Dario, Cusimano Antonio, Corona Gaspare, Parisi Mario, Magnis Francesco Paolo, Barone Salvatore, Nocilla Giancarlo, Lopresti Tommaso. 14 sottoposti all'obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria. SF. MG. CS. PM. GR. CF. CS. RS. C. TFP. VM. NM. ND. DV. 6 sottoposti all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. MA. DCMA. PF. MM. MF. FF a vario titolo indagati per i reati di truffa a danno di un ente pubblico e falsa attestazione della presenza in servizio. I destinatari del provvedimento cautelare sono tutti dipendenti del Comune di Palermo, 11, del COIM 3 e della RESE 14, in servizio presso i cantieri culturali della ZISA. Tra di loro anche un soggetto indagato per mafia. Le indagini condotte dagli investigatori del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo Gruppo Tutela Mercato Beni e Servizi. Attraverso videoriprese, appostamenti, pedinamenti ed esami documentali, hanno fatto emergere numerosi e reiterati episodi di assenteismo perpetrati dai dipendenti infedeli che, dopo aver attestato la propria presenza in servizio, si allontanavano arbitrariamente dal luogo di lavoro per dedicarsi ad attività di natura privata e personale, quali acquisti o pratiche sportive. Molto frequenti erano poi i casi di timbrature multiple da parte di un singolo soggetto per conto di diversi colleghi in realtà non presenti in servizio. In altri casi, invece, veniva fatto illegittimamente ricorso allo strumento straordinario della rilevazione manuale, che consente in caso di dimenticanza del proprio badge personale di attestare la propria presenza al lavoro tramite comunicazione scritta. Con tale artificio gli indagati pensavano di aggirare la rilevazione automatica che tuttavia i finanzieri hanno puntualmente ricostruito. La telecamera nascosta proprio a ridosso dell'apparecchio per la rilevazione elettronica delle presenze ha consentito, in un lasso temporale di poco più di 3 mesi, di registrare oltre 1000 casi di infedeltà nell'attestazione degli orari. Termina così il nostro momento di informazione. Chi volesse approfondire le news ascoltate può trovarle con tutte le altre news più interessanti del giorno sul nostro network vivicentro.it e nelle nostre edizioni regionali e sportive.